il comportamento di Trenord è assurdo, stiamo cercando di ottenere, di portare avanti i nostri diritti. Di essere ascoltati, abbiamo chiesto finalmente di poter riportare le biciclette sui treni. A Trenord basterebbe organizzarsi al posto di scaricare un problema che compete loro a livello gestionale, lo scaricano sui lavoratori e sui pendolari. Questa cosa non è giusta, anche perché la maggior parte dei ragazzi migranti, che se ne dica, in realtà paga le tasse, paga il permesso di soggiorno e lavora con documenti regolari. Non si capisce come durante il lockdown venissimo dipinti esattamente come i lavoratori della sanità, come eroi, e adesso ci sia già dimenticati di noi. E quello che ieri era un diritto adesso ci viene negato. È assurdo, soprattutto tenendo conto del fatto che le biciclette e il cellulare, i mezzi di produzione, dovrebbero essere pagati dalle aziende. Invece tutta la responsabilità di impresa e i mezzi vengono scaricati su noi, esattamente come Trenord decide di infischiarsi del nostro diritto alla circolazione e alla mobilità, e tantissimi lavoratori, soprattutto migranti, che dalla corona suburbana si spostano tutti i giorni per venire a lavorare nell'area metropolitana, da oggi è diventato da più di 2 settimane, e oggi stesso è successo che molti lavoratori facessero fatica a salire sul treno con le loro biciclette, venissero trattenuti in stazione con tanto di penalizzazione di punteggio, cioè non avendo la possibilità di poter lavorare per il turno di pranzo. Noi chiediamo che tutto questo sia assurdo. È incredibile che dei lavoratori, già dai diritti legati, diventati simbolo dei lavoratori in lotta, come i rider, trovino difficoltà ad accedere, a uscire dalla stazione. Lo scorso fine settimana, uno dei nostri che avevamo portato in piazza, che fa parte del nostro network, Emma, un ragazzo di 28 anni, che fa parte della rete di Liberas Milano, che aveva protestato 2 volte con noi la stessa settimana, è stato prima sottoposto a fermo perché aveva protestato, perché voleva tornare a casa, alla stazione di Greco Pirelli, poi sottoposto a fermo, è stato portato in caserma, trattenuto per 6 ore e picchiato. Picchiato solamente perché voleva tornare a casa con la propria bicicletta, con il proprio mezzo di locomozione, perché è stato messo davanti al ricatto la scelta assurda di dover decidere se dormire in stazione oppure abbandonare la bicicletta custodita, legata fuori dalla stazione, rischiandolo di perdere. Grazie a tutti, continuiamo la nostra lotta, finisce molto bene. Grazie.